Ho minato Bitcoin per 24 ore. Questo è quello che è successo. Vi siete mai chiesti come sia minare Bitcoin? Io sono sempre stato appassionato, anche quando ero alle superiori era esplosa la bolla del Bitcoin e se ne parlava ovunque. E appunto io già a scuola mi facevo le mie ricerche su qual è il paese che ha meno costi di elettricità, di corrente, quanto costa una casa in quel paese o qualcosa, un terreno dove fare la mia fabbrica immaginaria di Bitcoin. Ma ovviamente finita l'euforia si è perso l'interesse, come nella maggior parte delle persone. Le cose erano chiare, bisognava prendere un po' di attrezzatura pesante e io al tempo non potevo neanche permettermi una 1080 Ti, quindi capite un po' che ragazzino triste che ero. Ma ora che ho un bellissimo canale YouTube, e iscriviti se ancora non l'hai fatto, mi sono chiesto: ma ha senso fare mining di Bitcoin da casa? Mi sono fatto un po' di ricerche, ho visto su alcuni forum che dicono assolutamente da non fare, riferito però a chi vuole fare una vera farm di Bitcoin, quindi prendere magari dei computer o creare un qualcosa adibito al mining di Bitcoin. E quindi usare la corrente di casa, una cosa molto sconsigliata, soprattutto in Italia, dove i prezzi della corrente non sono per niente economici. In Europa dovrebbe essere uno dei 5 paesi più costosi. Quindi, cercando in rete, ho trovato un metodo per minare Bitcoin dal proprio computer o anche da telefono. Però, visto che le applicazioni da telefono sono a pagamento, sia Android che iOS. Android dovrebbe essere 2 euro qualcosa, iOS 4 euro qualcosa. Ci può stare perché è un mini investimento, possiamo dire. Poi possiamo usare il nostro dispositivo per minare Bitcoin, altrimenti da computer totalmente gratis. Io infatti sto utilizzando il computer perché è totalmente gratis, tranne ovviamente il costo dell'elettricità che si consuma, ma non lo so quanto si consuma effettivamente, quindi non la consideriamo per la challenge. Solitamente in rete vedevo gente che scaricava codici, metteva codici da altre parti, tutte cose strane per fare mining di Bitcoin, e invece questo è un browser, bisogna scaricarlo come Google Chrome, Firefox, ce ne sono molti altri. Si scarica CryptoTab, vi lascio il link in descrizione se volete provare, tanto non vi costa nulla provare, sperimentare un po' quanto vi può fruttare il vostro dispositivo, e penso ovviamente che più è potente il nostro computer o dispositivo che utilizziamo, più abbiamo potenza per guadagnare. E inoltre una cosa molto figa è che in alto possiamo scegliere noi quanta potenza utilizzare del dispositivo. Io ho provato a mettere massimo per vedere se guadagno di più, e il computer per ora è decente, quindi ok. L'aggiornamento flash è passata quasi un'ora e il computer è molto caldo, moltissimo, quindi vedo cosa fare nelle prossime ore. Magari riduco un po' la potenza e non vado al massimo perché appunto devo anche lavorare dopo, se devo editare tutto e non riesco, abbasso ovviamente la potenza. E è lì dietro, non so se si vede, ma poi magari vi metto qualche screen o qualcosa di strano. Comunque, ho iniziato la challenge alle 2:40 del 25 gennaio. Esattamente 24 ore dopo, quindi alle 2:40 del 26 gennaio, terminiamo e vediamo anche i risultati. Vi aggiorno ovviamente durante il periodo, quindi man mano, dopo un'ora abbiamo guadagnato questo, dopo 10 ore, così per vedere. Il mio computer comunque non è che sia un top di gamma, l'ho costruito a fine 2018, mi sono andato a vedere negli ordini di Amazon del 2018 il periodo, l'avevo preso col Black Friday e per potenza non è che abbiamo molto, leggo perché non mi ricordo i nomi. Ryzen 7 1700X, 8 core, 3,77 GHz, 16 GB di RAM, scheda video RX 580. È un computer che ha poco più di 2 anni e per quello che utilizzo mi va più che bene. Appena ho lanciato il programma, l'ho avviato con potenza massima e avevo 5000 HS, che non so ancora cos'è. In caso vi faccio vedere in editing qualche scritta se trovo cosa significa. E quindi dopo 20 minuti circa abbiamo fatto 5 satoshi, che non sono nulla, ho controllato e sono 0,0016 dollari, quindi neanche un centesimo di dollaro. Adesso che sto registrando sono le 3:40, quindi è quasi un'oretta che abbiamo lanciato il programma e appena l'avevo lanciato, quindi dopo 20 minuti, dopo questi 5 satoshi, mi è uscito riavvia il computer per un utilizzo migliore. Ho detto va bene, l'ho riavviato e mi è passato infatti da 5000 HS a 9000 HS, quindi tanta roba. Ho cercato un po' di cose, stavo provando a smanettare e ho visto che se lasciamo in background questo browser è un po' più lento. Quindi se noi lasciamo sotto questo browser e usiamo magari Chrome o usiamo qualcos'altro, rallenta un po' la produzione. Se invece utilizziamo questo browser, quindi io vado su YouTube direttamente da questo browser, la potenza rimane alta, oppure se faccio le varie cose, scrivo documenti, cerco cose su internet, va meglio. Io intanto provvedo a lavorare ad altri video e progetti, intanto vi aggiorno e questo lo lascio andare, ovviamente. Ho scoperto che esiste un programma di affiliazione, ho fatto un paio di storie adesso e per dire se volevate provarlo, e grazie perché alcuni si sono già messi a scaricarlo, a provarlo. Sto provando a minare Bitcoin da casa. In anteprima, chi l'ha già vista la storia, seguitemi su Instagram se ancora non lo fate, perché già potevate sapere che questo video sarebbe uscito e ho detto che stavo provando, quindi voilà. Wow!
Vediamo se i risultati aumentano o se non cambia nulla. Non lo so. Comunque vi ricordo ancora, per chi ancora volesse provare, non lo so, a caso, link in descrizione se volete fare mining di Bitcoin. Non so come funzioni effettivamente, cioè vediamo i risultati. Per ora abbiamo 21 satoshi, che sono, vi metto a schermo quanti dollari, ma penso zero, forse un centesimo di dollaro. Buonasera ragazzi, sono le 9.43 e abbiamo 307 satoshi. Non è per niente tanto. Dovrebbero essere 12 centesimi e sono le 9 di sera, abbiamo iniziato alle 2:30, quindi un po' scarsino possiamo dire. E ho visto che il link affiliato, non lo so, sta andando bene. Cioè, siete molto propensi a provare questa cosa. Alcune persone stanno provando per vedere se riescono effettivamente a guadagnare. Sono cifre ridicole. C'è un po' di acqua lì dietro, non lo sfondo, ma i dettagli. Comunque vedete lì dietro e vi metterò magari qualche screen. Vedremo. Comunque anche stanotte lo lascerò andare. Ho dovuto abbassare un pochino adesso la potenza di calcolo, solo la sera, perché appunto stavo editando. E ogni tanto c'erano qualche mini lag, quindi ho detto... abbassiamo per evitare di fare casini. Sono le 11 di sera, io vado a leggere qualche pagina e poi vado a dormire. Qui ho rimesso potenza massima e nel periodo in cui editavo, che ho messo potenza un po' più bassa, era passato da 9000 HS a 2000 HS. Durante il video, sì, non ho ancora capito cos'è questo HS. Al momento siamo arrivati a 426 satoshi, che penso siano circa poco più di 10 centesimi di dollaro. Un po' come prima. Domani mi sveglierò alle 7, quindi vi aggiorno esattamente tra 8 ore. Vediamo nella notte quanto ha prodotto in più, se è cambiato qualcosa o se siamo arrivati a qualche satoshi in più, ma spero proprio di sì, magari arriviamo ai 1000 satoshi. Bene, vado a dormire. Buongiorno, sono le 7:05. E ho scoperto una cosa molto brutta. Io di solito lascio il computer in modalità sospensione dopo 2 ore di utilizzo, senza che io lo uso, quindi, e va in sospensione. E abbiamo 1058 satoshi, e quello che penso è che dopo 2 ore, appunto, di non utilizzo del mio computer è andato in sospensione, quindi non continuava più a farmare Bitcoin. E comunque guardando, 1000 satoshi sono 33 centesimi di dollaro, in praticamente metà challenge, 33 centesimi, quindi penso che arriveremo alla fine con 66 centesimi, wow. Forse arriviamo a un dollaro se ci impegniamo, non lo so. Vi faccio sapere tra poco. È tardi, cioè è presto. Sono stanco, non lo so. Andiamo a lavorare. Allora ragazzi, non me ne vogliate, sono ancora in pigiama. Sono le 8:40, stavo lavorando un po' a un video che è uscito oggi con la copertina, le cose varie, e ho visto che c'è una bellissima funzionalità su CryptoTab, ovvero il Boost, quindi Cloud Boost fino a per 10 o anche di più, e ho visto che c'è solo sull'applicazione Android che è a pagamento, e ho detto, ma sì dai, abbiamo guadagnato 1000 euro questo mese da YouTube, buttiamoli 3 euro per investire in un video. Quindi ho trovato un tablet vecchio, non va niente, ho provato solo ad accenderlo, ci ha messo 3 ore ad aprire Google, 10 anni, quindi ho detto lasciamo stare, se faccio il Cloud Boost su questo mi arriva a 10 HS, quindi lasciamo stare. E ho trovato un telefono in camera di mio fratello, un Huawei non so quale, perché io ho solo iPhone e anche a telefoni vecchi ho iPhone, non ho più niente di Android. Ho trovato questo, vediamo quando si accende se riesco a scaricare l'applicazione, mettere il Cloud Boost e vi faccio vedere se ha senso, se si può guadagnare di più. È un mini investimento perché l'applicazione è a pagamento, costa 3 euro, qualcosa del genere. Su iPhone costava ancora di più e non hai il Boost, cioè mi sa che non puoi neanche minare con iPhone, è solo un browser. E ho detto vabbè, proviamo su Android. Bene ragazzi, sono le 9:20, abbiamo 1200 Bitcoin. Sì, magari. Bene ragazzi, sono le 9:20, abbiamo 1200 satoshi, finalmente sono riuscito ad accendere questo telefono, l'ho dovuto formattare perché era pieno di virus, non so cosa combinasse mio fratello. E vedete, non so se si vede, 2,39 € di pagamento. Noi useremo la carta di crypto.com per pagare, così abbiamo anche il cashback. Se non sapete niente vi lascio il link nelle schede e in descrizione per crypto.com. Infatti dopo i bitcoin li trasferiamo sull'applicazione e abbiamo il cashback eccetera eccetera, c'è il buono di 25 dollari se volete la carta, bla bla bla. Ok, mettiamo i dati per comprare l'applicazione e poi vi faccio vedere quando la scarichiamo se funziona sto cloud mining. Stiamo scaricando, spero si veda ma non penso, e intanto vi voglio far vedere sul mio telefono crypto.com se mi è arrivato il cashback dell'applicazione della carta, anche se sarà minuscolo perché abbiamo il 2% di cashback, ma erano 2 euro e qualcosa, quindi poca roba. Intanto ne approfitto per guardare un po' come sta andando. Oggi profondo rosso, Bitcoin meno 5%, Ethereum meno 7%, però io sapete, magari ho il pack, e anche se volete sapere quello, bla bla bla, vi lascio il link nelle schede. Ok, spero si veda, c'è il cashback. Mi ha preso 2 pagamenti su Google, 1 euro e poi 2,39, non so perché sia l'1 euro, mastica. Ok, apriamo l'applicazione, voglio fatturare. Abbiamo Cloud Boost, vediamo come funziona. Aggiungi Cloud Boost...
È pure a pagamento il Cloud Boost, ma no, ma no, ma no. Vabbè, miniamo normalmente, vediamo quanto fa. Poi pensiamo se fare il mining normale. Allora, vediamo la potenza di questo dispositivo, quanto è. Il mio computer al massimo, potenza al massimo, adesso ho messo metà perché stavo editando un altro video, al massimo arriva sui 9000-10000. Questo telefono è appena iniziato, quindi potrebbe essere che poi è di più. E abbiamo anche un per 2, credo. Un per 1, perché vedo... Come faccio a farvelo vedere? Che non si vede niente. Spero si vede qualcosa. Abbiamo 2 ore forse di boost, ma penso sia per 1, non lo so. Oh, 1500 sta facendo per ora. Vediamo già il nostro bilancio, perché possiamo fare il collegamento con Google e quindi siamo insieme. Cioè, vediamo proprio i nostri dati da dispositivo e da computer. Va bene, io lo lascio minare intanto e torno a lavorare. Ragazzi, è giunto il momento di fermare la macchina da soldi, tra virgolette. Fermiamo il mining di Bitcoin, prima lo faccio da telefono, stoppiamo tutto, non si può stoppare. Non me lo fa stoppare da telefono, questa cosa è interessante, anche perché da telefono dura 3 ore, poi si stoppa in automatico e devi riattivarlo te. Non me lo fa stoppare e comunque con la funzione boost, anche se è per uno, non ti fa usare la batteria o l'hardware, ma praticamente quasi tutto, non lo so. Questo lo lasciamo qui e abbiamo ancora un'ora, quasi 2 ore di mining, solo che fa 1500 HS. Io pensavo fosse Satoshi per ora, ma non è sicuramente Satoshi per ora, perché abbiamo fatto in totale 3314 Satoshi in una giornata, un po' di più forse, o forse un po' meno, perché stanotte, come abbiamo detto, si è andato in stand by, diciamo, il computer, quindi 6 ore le abbiamo perse. Doveva finire la challenge alle 2.40, adesso sono le 20.05, quindi finiamo la challenge in questo momento, da computer spengo, boom, off. E la cosa che ho notato è che la potenza solo del mio computer ha estratto veramente pochissimo, non 3300 Satoshi. Il grosso l'hanno fatto, tra virgolette, gli affiliati, perché come vi ho detto prima, ho invitato delle persone su Instagram per provare a fare questa cosa, e 372 persone si sono iscritte, tantissime. Andiamo a vedere un attimo quanti miner ci sono attivi. 174 miner attivi con il mio codice, sono tantissimi veramente. Ma comunque il guadagno, non pensate di diventare ricchi. Io infatti ripeto, non sono sponsorizzato da questo sito, non sono in collaborazione né niente, ho solo provato, tanto per provare, è il primo sito che mi è uscito che si poteva fare mining online, quindi ho detto proviamo. La quantità estratta dal mio computer e basta, quindi senza il programma di affiliazioni, in 24 ore sono 531 Satoshi, in soldoni sono 17 centesimi di dollaro, quindi in una giornata 17 centesimi di dollaro, un po' pochino. Grazie all'affiliazione, possiamo dire, grazie al potere di tutti noi insieme miner che ci siamo messi insieme a minare, abbiamo fatto in una giornata 3314 Satoshi, che sono 1,06 dollari. Contando il fatto che l'applicazione del telefono l'ho dovuta pagare 3 euro praticamente, forse anche un po' di più perché mi ha tolto un euro in più, non so il motivo, non mi informerò per questo, ma dettagli. Ma è giunto il momento di trasferire i nostri Satoshi sul portafoglio di Crypto.com, l'applicazione che useremo come wallet virtuale, dove al momento sto facendo il mio piano d'accumulo. Se ti interessa approfondire, link nelle schede. Se tutto va bene, dobbiamo cliccare ritirare Bitcoin. Ok, vediamo. Aggiungi l'indirizzo Bitcoin, inserisci l'importo e poi non sono un robot. Vado nella mia applicazione di Crypto.com a vedere il mio wallet ID, perché non lo so a memoria ovviamente e non so neanche se è fisso o è variabile, quindi cambio ogni volta. Sono molto ignorante in questa materia, scusate. Ok, sono dentro l'applicazione di Crypto.com, semplicemente andiamo nel Crypto Wallet e c'è Trasferisci. Dove c'è Trasferisci facciamo Deposita. Deposita Bitcoin e ci esce un codice. Si potrebbe fare anche il QR code, io mi mando il codice su WhatsApp e me lo copio lì. Ok ragazzi, fatto il prelievo, mi arriva in un giorno lavorativo su Crypto.com, vi faccio sapere esattamente poi quando mi arriva. E ci sentiamo per le considerazioni finali. Buongiorno ragazzi, giorno 2, abbiamo finito praticamente, mi sono appena arrivati i soldi sul Crypto Wallet. Se volete usare Crypto.com, poi vi parlo anche del mining e vi spiego perché ho messo questa foto, perché appunto non penso abbia troppo senso fare mining col vostro computer. Stamattina ho addirittura avuto un po' di problemi col computer, non so se era a causa dell'hardware di ieri che l'abbiamo stressato tantissimo oppure per altri motivi. Comunque avevo problemi ad aprire Photoshop, crashava, la chiavettina che uso questa per l'SD della videocamera non me la leggeva. E ho detto, oh mio Dio, ho guadagnato un euro in 24 ore per distruggermi un computer?
Spero di no. Crypto.com, ho fatto già dei vari video sull'applicazione, a me piace moltissimo e lì faccio il mio piano d'accumulo su Bitcoin e Ethereum senza commissioni. Se usiamo bonifico, se usiamo la carta, ovviamente pagheremo le commissioni come da qualsiasi altro crypto wallet e robe del genere. Per tenerli in sicurezza, vi ricordo, meglio usare un hardware wallet, come un Ledger. Però se avete pochi soldi, fa niente, anche un wallet digitale va bene, perché appunto sono pochi soldi, dipende ovviamente quanto vi fidate a lasciare 100 euro su un'applicazione, 1000 euro, 10.000 euro e cose del genere. Finché ho poca roba, non voglio dire cifre precise delle cripto perché non si sa mai, comunque finché ho poca roba la lascio dentro al crypto wallet di crypto.com, altrimenti quando avrò già magari un bitcoin intero me lo sposterò nel mio hardware wallet della Ledger. Vi lascio in descrizione i vari link. Per crypto.com potete avere un bonus di $25 in cripto se richiedete la carta che vi ho fatto vedere per pagare, così che con quella carta avete un botto di vantaggi. Vi ho fatto un video, ve lo lascio nelle schede o ve lo lascio anche in descrizione nei commenti dove volete, dove appunto spiego tutti i vantaggi di quella carta. Ma arriviamo al punto di questo video: ha senso fare mining da casa, guadagnare con il proprio computer o con il proprio telefono o ancora con un altro computer che non utilizza, un vecchio computer? Mi è uscito proprio a pennello ieri sera, finita la challenge, un bellissimo video di un ragazzino che aveva fatto mining per 2 mesi con un vecchio computer e l'aveva lasciato lì sempre acceso e aveva guadagnato in soldoni $47 senza contare spese di corrente. Quindi in 2 mesi aveva addirittura perso soldi, perché sappiamo che la corrente, lasciando un computer acceso 2 mesi di fila, consuma un pochino. Quello che vi consiglio è, come vedete qui dietro, se volete fare mining fatelo seriamente. È difficile, dovete averci molta conoscenza. Esiste l'Antminer, che è un aggeggino che si compra, un mini computer apposta per il mining, dovrebbe costare sui 1500, anche di più forse. Quello più o meno si può usare anche da casa, però non ve lo consiglio, non lo so, non ne sono esperto. Per queste cose invece è difficile, però potete fare veramente tanti soldi, ma dovete avere tanti altri soldi da investire. Dovete essere disposti a investire solo se comunque credete nel progetto mining Bitcoin o che altro. Dal vostro computer di casa ve lo sconsiglio assolutamente, sia perché distruggete il vostro computer o dispositivo. Io l'ho fatto con quel telefonino lì vecchio, va bene. E l'applicazione a pagamento ve la sconsiglio addirittura, perché io quindi in questa challenge alla fine ho perso soldi, ho guadagnato $1 ma ne ho pesi 3, quindi vabbè, dettagli, più la corrente che altro. Perché non vi consiglio l'applicazione del telefono? Perché dura 3 ore e poi dovete riavviare voi il tasto mina, quindi non ha senso. Secondo, se volete usare il Boost, che è solo da Android, da computer non me lo faceva fare, da Android dovete fare il Boost, è a pagamento e costa tanto. Cioè vi moltiplica per 2, per 10 le prestazioni del vostro dispositivo. Ma che dispositivo dovete avere? Una bestia di dispositivo. Forse se vi fate un, non lo so, veramente un computer della Madonna, ci installate su qualcosa di Android, potrebbe aver senso, ma non lo so, non l'ho provato e non penso neanche di provarlo, anche se il video vi piace moltissimo o che altro, non penso di provare a spendere 50 euro per fare mining per 15 su un 1500 HS, e solo da computer me ne faceva 10.000 HS, quindi avrei il telefono che mi fa come il computer, e il computer se in una giornata mi ha fatto 30 centesimi neanche, non ha senso. Quindi a mio parere, come giochino per provare, ci può stare. Vedi lì i bitcoin che crescono, ma è pochissima roba perché ci sono milioni di satoshi, miliardi di satoshi, e non valgono niente l'uno singolo. Però ci stava a provare la challenge mining bitcoin per tot tempo. Se volete un'altra challenge per giochicchiare, sempre a tema challenge ovviamente, dove provo a minare Ethereum da casa, fatemelo sapere con un bel mi piace e un bel commento, perché si potrebbe fare sempre come challenge, non ovviamente come metodo di guadagno, a meno che non mi fa un Ethereum al giorno, ma non penso proprio. Per il video di oggi è tutto, lascia un bel mi piace per supportare il video con l'algoritmo di YouTube, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, fammi sapere tutto quello che ne pensi nei commenti, quindi se non ha senso assolutamente, come ho già detto io, perché distruggi il computer, è molto rischioso, oppure se ha senso con degli stratagemmi, fare mining da casa intendo, quindi ti costruisci tu il tuo assemblaggio, le cose strane, ma in termini di corrente non so come si può fare, magari con pannelli solari, generatori, ma magari qualcuno di voi è più esperto in materia. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao!